Buongiorno a tutti, sei fresco Cabruzzi? Freschissimo! Ieri sera abbiamo fatto un bellissimo concerto nel mio paesino, Ravascletta, siamo felicissimi. Ieri quando, scusa? Ieri il 20 agosto. Ah, 20 agosto. Perché okay. Non sappiamo quando pubblicheremo questo vlog, perché qui non abbiamo tanta connessione, quindi magari li pubblicheremo per fortuna in ritardo. Si sta da Dio senza connessione, devo dire. Siamo felicissimi, ancora emozionati. E ancora con l'adrenalina del concerto abbiamo deciso di svegliarci comunque presto, infatti stiamo accumulando ore di sonno. Grazie ai funghi mangiati alle 11:30, buonissimi, ma... I funghi allucinogeni ci hanno svegliato presto. No, avevamo deciso di svegliarci presto per provare a fare una gita, sempre se il tempo ce lo consentirà. Stavolta proviamo ad andare al rifugio Tolazzi, che era la stessa nostra partenza di quando siamo andati sul Marinelli, a 1350 metri di quota, e dal Tolazzi arriviamo al rifugio Lambertenghi a 1955 fino al passo Volaia, che è 1970, quindi dislivello totale circa 600 metri. Ci sarà da vedere un bellissimo lago e quindi speriamo di potervi mostrare dei bellissimi paesaggi anche oggi. A dopo, ciao! Tempo di percorrenza, 1 ora e 45 per il passo Volaia. Vediamo un po' quanto ci metteremo. Sentiero 144 e chi segue il nostro vlog qui dovrebbe riconoscere questa parte di percorso, che è in comune con quella che l'anno scorso ci ha portato al rifugio Marinelli. Eccoci al bivio, lasciamo il sentiero 143, prendiamo il 144 e andiamo verso il Lambertenghi. La staffetta dei tre rifugi, perché c'è un percorso che unisce tre importanti rifugi della Carnia, che sono Lambertenghi, Marinelli e Tolazzi. Ci sono tante possibilità per lasciare il sentiero che stiamo seguendo, per 144, e fare delle scorciatoie nel bosco, ma visto che si guadagnano una decina di minuti, non di più, noi continuiamo sul percorso principale, molto morbido, giusto per scaldare le gambe. Qui sotto passa il rio Landri, che dopo incontreremo un po' meglio. Si sente il rumore, ma forse voi sentite più il vento che il rio. Ultimo tratto più ripido per allenare un po' il fiato, scusate i capelli. Ecco il rifugio laggiù. Siamo contro vento. Quindi l'ultimo tratto è stato un pochino più faticoso, ma stupendo. Arrivati! È veramente bella l'idea. No, se batte il sole... Accoglienza veramente fantastica, i ragazzi sono simpaticissimi e noi proseguiamo, cerchiamo di arrivare almeno al passo Volaia, che è qua, e vediamo un po' il tempo che cosa fa. Per ora sembra reggere, no? Molto, la sì. Fortuna premia agli audaci, come si dice. Allora, qui siamo ai piedi del massiccio del Cogliance, quello di fronte a voi è il lago.
siamo al passo Volaia. E qui ci sono altri sentieri che partono, molti con resti della Prima Guerra Mondiale. Questo qua per esempio è il sentiero della pace, della Grande Guerra. Purtroppo il tempo forse non ci permetterà di allungare molto la nostra gita, ma è già un gran regalo quello di oggi. Mi vedete bardata perché ci sono 12 gradi e la temperatura devo dire che è calata parecchio. Ma fa piacere questo freschetto, eh? Ritempra un po'. Sicuramente è da tornarci col bel tempo perché il colore di quest'acqua è meraviglioso già così e con il sole deve essere veramente uno spettacolo. Là di fronte il rifugio gemello dell'Ambertenghi dal lato austriaco, perché qui siamo al confine tra l'Austria e l'Italia e difatti il sentiero della Grande Guerra si snoda proprio sul confine. Pronti per la discesa, torniamo giù al rifugio Tolazzi e magari mangiamo un boccone lì. In Carnia tendenzialmente se si parte presto al mattino è difficile beccare la pioggia e essendo insomma carnica almeno per metà ormai mi sono abituata a questo fatto. Partenza presto e poi si torna per l'ora di pranzo quando cominciano ad alzarsi le nuvole in queste giornate un po' incerte e in teoria, non sempre ovviamente, però si riesce ad evitare la pioggia. Cabruzzi, abbiamo di nuovo mangiato una quantità di strudel imbarazzante. Sì, ma la cosa imbarazzante è che io ho bevuto due grappe da stamattina, quindi forse... Adesso torniamo dritti sulla strada a curve, noi tagliamo. No, non è vero. Era giusto un caffè corretto, sì, grappa. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto parecchia strada, no? Comunque, gita bellissima. Abbiamo mangiato al rifugio Tolazzi. Lo consigliamo perché veramente abbiamo mangiato benissimo con una vista spettacolare su questa montagna di fronte a voi e anche questa giornata è andata alla grande nonostante il tempo fosse così un po' grigino, un po' incerto, quindi vi salutiamo e speriamo di fare ancora almeno un'altra gita prima di dover, ahimè, tornare a casa. Ciao! Ciao.